Allora, Giuseppe, oggi siamo a Santa Maria di Leuca. Questo è l'incrocio dei due mari, quindi dal mar Ionio al mar Adriatico. E fondale, come si vede appunto dalla scogliera, è affranata, è bellissimo, lo stesso anche in acqua. Vedi, vedrai queste franate che scendono soprattutto nella zona, diciamo, sul lungo la scogliera, che frana in una maniera impressionante. E abbiamo anche con noi Pasquale Maglie oggi, che farà il nostro barcaiolo. Sto scherzando, Pasqua, sto No, 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 scherzando. è così, Sto con due scherzando. professionisti come a voi è giusto No. che io faccia da Era una barcaiolo. battuta, non sopporto mai il barcaiolo, quindi. No, è una battuta, però la zona è buona perché qui possiamo pescare un po' tutti quanti. Parliamo appunto dai anche 10 metri sul sottocosta fino ad arrivare comunque a profondità importanti. Per chi vuole anche 70 metri, insomma, non è quello. Sciocchezze. Sciocchezze, no, però restiamo una barra medica intorno ai 40, perlomeno per me 42 massimo, diciamo pesco in armonia in quelle quote. Senti un E dimmi, po', io sono appassionato di cernie. Hai qualche posto magari da e questo è farmi? un posto di cernie, questo è un posto di cernie, appunto come dicevo prima il fondale promette bene per via delle grotte che ci sono all'interno, questi spacchi, quindi la cernia è l'habitat preferito. E bisogna trovarle, scovarle, non è facile. Però vedrai, il fondale è un bel Ma fondale. questo ce la fa, ammazzare le cernie. Guarda, con me ce l'ha sempre fatta, quindi ora tocca a te, quindi testarlo su un bel cernione. Dai, allora, ci cambiamo, proviamo a prendere questo cernione. O quello che Proviamo. c'è, dai, ci accontentiamo alla La fine. torcia l'hai portata, sì. La torcia c'è sempre in barca, non ti preoccupare. Pronti? Quest'oggi non siamo sulla mia barca e Giuseppe si dedica a settare con precisione lo strumento. Grazie al dono della compensazione senza usare le mani, Giuseppe effettua una capovolta con molta eleganza. In questa azione di caccia, Giuseppe ne approfitta ad usare le pinne Dynamitec lunghe. Sono delle pinne polivalenti, cioè che possono essere usate sia nell'apnea pura, indoor e outdoor, ma anche nella pesca in apnea, ma solo con pochi pesi in cintura. Giuseppe inizia a guardarsi intorno, cercando di individuare la sua preda. Prosegue la sua azione di caccia con la tecnica dell'agguato. Qui ci troviamo su una profondità di 30 metri. Conclude la sua azione di caccia all'aspetto. L'attenzione di Giuseppe viene catturata da un dotto che punta, ma non spara, perché intravede un branco di ricciole che attaccano la mangianza. Giuseppe rimane schiacciato e immobile sul fondo, quando un esemplare si stacca dal branco e, incuriosita dalla presenza di Giuseppe, lo punta con decisione. Doppia canova, così siamo tranquilli. Vabbè, Giuseppe. È un grande, ho detto, sono due professionisti, è inutile. Vabbè, ci serve il barcaiolo, Sì. Bene, tuffati, dai, per cortesia. Ammazziamo. Certo. Tieni, ma. Ecco ragazzi, cosa succede prendendo in giro l'amico Frizzi. Vi ricordate? Abbiamo anche con noi Pasquale Maglie oggi, che farà il nostro barcaiolo. Ci serve il barcaiolo, Sì. eh. Eh sì, alla fine ho fatto io il barcaiolo. Pasquale dimentica di montare la GoPro sul fucile, quindi purtroppo non abbiamo la cattura della bella cernia, che vado a stanare.
alla fine posso dire che mi hanno portato a fare delle bellissime passeggiate, che ho visitato grotte e spacchi anche sul filo dei 50 metri. Ho visto grossi identici che dopo ben oltre 3 minuti di apnea sono stato costretto a rinunciare. Allora ragazzi, una bella giornata è terminata. Il pesce l'avete preso, io non ho preso nulla oggi, che sfiga. Vabbè, facci vedere il pesce che l'hai preso, dai, giusto per far capire un po'. Sì. Eccolo qua, una bella ricciola Giuseppe. E l'amico nostro barcaiolo, che ho detto fai il barcaiolo, non ha voluto, una bella cernia sui 5 kg. E io l'ho stanata, diciamo, una stanata, diciamo che l'ho scagliata, ecco, diciamo così. Spero che verrai un'altra volta, o io verrò da te magari. E... ora tocca a te. Ora tocca a me, hai ragione. E niente, anche se comunque, dai, questa ricciola comunque è bellina, è un bel pesce. Non è enorme quello che diciamo abbiamo noi visto sullo scandaglio diverse volte, ricciolone veramente notevoli, però diciamo un pesce che comunque l'importante è che hai dato il tuo contributo al Canova per dire ok, l'ho provato, l'ho testato, un bel sì. Feedback a noi interessava tantissimo. Quello che mi interessava vedere era proprio la potenza, devo dire che quindi ci sta potenza, è molto potente e preciso. E la cosa bella appunto che diverse volte dico è quello di poter sfruttare con un solo fusto diverse propulsioni, quindi tre propulsioni con un solo fucile. Dai. Molto bene, dai. Ragazzi, alla prossima e buon mare a tutti. Ciao. Ciao.